c'è un modo per liberalizzare, aprire il mercato dei taxi senza espropriare i tassisti, visto che questa è la questione fondamentale. Chiunque abbia un po' di esperienza di come funziona il mercato oggi, è regolamentato per numero di licenze concesse dai comuni, regolamentato perché le tariffe sono amministrate, sa che la licenza a pagamento è una licenza a pagamento il cui ammortamento impegna per anni e anni i tassisti. Siamo a un livello di valore delle licenze in città come Milano, che è sicuramente il punto più elevato in Italia, che aveva toccato e oltrepassato i 190.000 euro dopo l'assegnazione a Milano dell'Expo 2015, adesso con la crisi è sceso di un po', ma il livello è quello. E quindi si tratta di spesso ex lavoratori dipendenti che hanno perso il posto, oppure anche tanti quadri di imprese, piccole imprese che hanno perso il posto, o commercianti che hanno chiuso l'esercizio, che negli ultimi anni vedono nell'acquisto di una licenza la maniera di impegnare i propri risparmi e a quel punto di doverli ammortizzare per anni, e di fronte all'idea che una licenza valga zero ovviamente diventano matti, perché ti dicono mettiamo mano alle pistole, si fa per dire, non mettiamo mano alle pistole, ma occupatevi di altro, che non siamo noi i problemi numero uno del paese. Primo. Secondo, è vero o è falso che nelle città italiane il livello di disservizio non è assolutamente uguale a quello che si tocca in alcune città, tipo Roma per esempio, non si arrabbino i nostri ascoltatori romani, e che quindi forse la categoria paga il prezzo amaro di un problema di rappresentanza molto ruvida e mescolare soprattutto in una città italiana, cioè Roma? Faccio un nome e un cognome: Bittarelli, che è il capo del 3570 da anni e con i suoi metodi muscolari non mi ha mai convinto, quindi vado immediatamente al punto. Credo che i suoi colleghi in tutta Italia pagano la ruvidezza di come i colleghi romani abbiano bloccato la città molte volte dicendo no a soluzioni che in altre città tipo Milano sono state invece concordate dai rappresentanti della categoria con i comuni. In ogni caso, aprendoci oggi a ciò che è avvenuto in Italia dal decreto Bersani in poi, molto poco, perché anche lì si trattò di fare un annuncio e poi marcia indietro perché in Parlamento prevalsero gli interessi. A fronte di come diversi paesi, dall'Irlanda all'Olanda alla Gran Bretagna, hanno negli anni normato questa questione, i criteri sono diversi. In realtà i paesi che hanno iperliberalizzato non sono poi tantissimi, ma l'effetto c'è stato e non è vero che è universalmente negativo. La nostra proposta di oggi è molto semplice, ora la faremo spiegare meglio, visto che c'è stato anche un recente, proprio in questi giorni, deposito parlamentare di una proposta che si rifà a questa tentativo di soluzione di un problema avanzato alcuni anni fa, e cioè quando ci fu il primo intervento della Bersani, dall'Istituto Bruno Leoni, del quale sono senior fellow, uno dei pochissimi veri think tank italiani mercatisti e liberisti, non ci nascondiamo dietro un dito. Alcuni anni fa il Bruno Leoni, e trovate le tracce delle nostre proposte, dei nostri studi, dei nostri paper su questo argomento, la liberalizzazione dei taxi, come su tanti altri argomenti, lo trovate sul mio blog www.chicago-blog.it, ci è venuta la seguente idea: ma perché invece di continuare a passare anni nell'additare i tassisti come nemico pubblico numero uno, non affrontiamo il problema così, due punti, dando una licenza aggiuntiva ad ogni tassista che oggi ne abbia una, lasciandolo libero di bruciarla se vuole, utilizzarla trasformandosi in impresa se vuole o associandosi a terzi, e in questa maniera, unendo l'obiettivo elementare di estendere l'offerta al mercato da una parte e dall'altra di non espropriare o comunque creare un forte danno patrimoniale, che va distinto anno per anno di esercizio della licenza perché è più o meno lungo il periodo di ammortamento, a chi comunque negli ultimi anni fatica molto, questa è la verità, a ripagare i costi della licenza, visto che, perdonate, e ho concluso il mio postolato iniziale, non possiamo commettere l'errore di credere che chi passa 10 ore sul taxi ogni giorno nelle città sia in condizione di reddito, per essere chiari, paragonabile a quelli di altre categorie che erigono barricate alle liberalizzazioni come
adesso non si arrabbino loro, i farmacisti o come gli avvocati, eccetera, 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 e senza anche qua voler generalizzare, perché ci sono anche gli avvocati giovani che stanno a studio per anni e anni a far fotocopie, purtroppo, visto che sono le vere vittime di un sistema in teoria aperto a tutti e in pratica con poca concorrenza. Ecco, ma di sicuro i tassisti non sono ai vertici delle categorie che inguattano chissà quanti soldi e non li dichiarano al fisco, ma parliamoci chiaro, fanno una vita molto impegnativa in città in cui il traffico è spesso infernale e per di più si beccano gente che li insulta e loro hanno voglia di insultare a loro volta. Evitiamo questo nella trasmissione attuale. Abbiamo due esperti che ci guidano in questo percorso su questa proposta, licenze gratis ai tassisti attuali, e gli ospiti sono l'onorevole Gianni Verdetti, che è un deputato dell'Alleanza per l'Italia, quindi stiamo parlando terzo polo per capirci, che ha depositato recentemente una proposta di legge esattamente ispirata a questa proposta dell'Istituto Bruno Leoni. Buongiorno e grazie onorevole Vernetti. Buongiorno a lei. E abbiamo con noi il professor Andrea Boitani, che sentiamo spesso quando si parla di trasporti e non solo, e insegna economia politica alla Cattolica il Sacro Cuore a Milano. Buongiorno professor Boitani. Buongiorno. Allora, onorevole Vernetti, la sua proposta l'ha depositata come e perché? Ma intanto, come sempre, è corretto come lei ha fatto citare la fonte. Intanto no, io non penso che il problema numero uno delle liberalizzazioni in questo paese siano i taxi, ma certamente questo è uno dei tantissimi problemi. E anch'io sono convinto che questa manovra, io sostengo lealmente il governo Monti, ma sono anch'io convinto che questa prima fase della manovra sia stata, diciamo, eccessivamente con un aumento di pressione fiscale. Oggi bisogna veramente, attendiamo tutti una fase 2 nella quale ci siano, diciamo, una stagione di liberalizzazioni e vere misure per la crescita. In questo contesto, piccolissimo problema, la questione tax, come da lei ben descritta. Io ho ripreso la ricerca e la proposta dell'Istituto Bruno Leoni, peraltro proposta che alcuni colleghi del 2006 ne fecero già un emendamento alla cosiddetta lenzuolata al decreto Bersani sulla liberalizzazione, emendamento che poi non venne approvato. La proposta è semplice, non si vuole penalizzare una categoria, ma semplicemente si vuole aumentare l'offerta di servizi e permettere quindi di avere più taxi per le strade, permettere al tempo stesso di non penalizzare chi ha sborsato ingenti risorse per acquistare una licenza, ma con il raddoppio della licenza la può o cedere a titolo gratuito a un familiare, o associarsi, o assumere un dipendente, o venderla sul mercato e quindi con i valori che il mercato stabilirà, e quindi comunque certamente remunerare una parte del suo investimento, perché di ciò si tratta, perché con questa regola che io ritengo assurda, questo mercato assolutamente drogato delle licenze dei taxi, e questo è un piccolo segnale, diciamo, verso una liberalizzazione più decisa, ma diciamo sarebbe una fase transitoria verso per permettere poi una più ampia liberalizzazione. Professor Boitani, i paesi che hanno affrontato negli anni, negli ultimi anni, il tema della offerta di servizi con vetture pubbliche, e dovremo vedere poi, perché c'è anche una questione che riguarda i noleggi con conducente, che da sempre, ogni volta che si tocca il tema della liberalizzazione, lamentano il fatto che negli ultimi anni i tassisti sono riusciti a tutelarsi, mentre poi in realtà in Parlamento la lobby dei tassisti riesce a far picchiare dai politici i noleggi con conducente. Ma i paesi che hanno diversamente affrontato, la Svezia, l'Olanda, l'Irlanda, l'Australia, la Nuova Zelanda, di solito vengono accomunati per le loro aperture più pro market rispetto a quelle italiane, perché c'è chi ha liberalizzato le tariffe, chi le ha differenziate per fasce orarie, ma comunque aprendo anche qui a una forte liberalizzazione come l'Olanda, chi ha levato ogni limite sulle ore operative di offerta del servizio, e anche qui siamo a cavallo tra Svezia e Olanda. Ma tutto questo di solito nel dibattito del nostro paese si liquida dicendo: chi ha liberalizzato ha aperto il servizio agli immigrati, che sono a bassissimo costo, che sono la manodopera ipersfruttata, a chi ne ha soldi a centinaia facendo grandi imprese. A quel punto la qualità si abbatte, la sicurezza pure, e il cliente non potrà dire a quel punto che non li abbiamo avvisati. Allora, questo è un po' il cliché verso chi ha liberalizzato, avendo l'idea dei taxi di New York, dei film e così via. Nella realtà, tra questo cliché e la realtà italiana, questa idea, secondo lei, che ha illustrato Vernetti, può essere una buona idea, perché sì o perché no?
Allora, innanzitutto va detto che l'idea, come dire, risale molto indietro nel tempo. Mi dispiace per l'Istituto Bruno Leoni, ma corretto. Dire, non ha la primazia, no, assolutamente, che risale al compianto Franco Romani, esattamente. Quindi a molti anni fa. È stata ripresa anche recentemente, proprio la settimana scorsa, sulla voce.info dal mio amico e collega Michele Polo, e sono arrivati un mucchio di commenti. Buona parte di questi commenti dicevano esattamente quello che ha detto lei adesso, cioè che la liberalizzazione del settore provocherebbe maggiore insicurezza, eccetera. Francamente, diciamo, dalle statistiche ufficiali non risulta che in Olanda, in Svezia, in Australia, in Nuova Zelanda la gente muoia come le mosche, diciamo, andando in taxi, e quindi questi sembrerebbero essere allarmi, diciamo, non supportati da cifre. Quindi non credo francamente che l'argomento sia valido. In realtà l'opposizione che c'è in Italia è diciamo, un'opposizione che è legata alla difesa di una rendita di posizione. È vero che i tassisti fanno un mestiere duro, che hanno orari che possono essere anche molto sconvenienti, soprattutto quando lavorano la notte, molto presto la mattina. Tuttavia, diciamo, il reddito dei tassisti, considerato il livello di formazione professionale e di istruzione, quindi gli investimenti di istruzione che hanno fatto, relativamente scarso, è un reddito molto elevato, che non è molto elevato in assoluto, sto dicendo che è molto elevato rispetto agli investimenti in istruzione che hanno fatto, alla qualificazione professionale che hanno, rispetto ad altre categorie che hanno fatto lo stesso tipo di investimenti in istruzione e hanno lo stesso tipo di formazione professionale. Quindi il problema è certamente la difesa di una rendita di posizione. Altrettanto è il problema di una difesa di un investimento che spesso hanno fatto per acquistare la licenza, e la licenza si acquista perché è diciamo, un bene scarso, perché ce ne sono in giro meno di quante diciamo, sarebbero licenze domandate dai potenziali tassisti. Per questa ragione la licenza non ha raggiunto valori che sono quelli che diceva lei all'inizio, sono un po' differenziati da città a città, ma sono quei valori lì. E la proposta diciamo, di Franco Romani, dell'Istituto Bruno Leoni, della Voce.info e via di seguito, è una proposta che è stata attuata in Irlanda. Non è una proposta, diciamo così, che è priva completamente di base o che nasce solo dalla... puramente solo teorica. Esatto, è stata attuata. È stata attuata e ha avuto successo. Ha avuto successo perché di fronte alla liberalizzazione all'aumento del numero di licenze e alla liberalizzazione del servizio, il valore delle licenze a Dublino stava crollando. E quindi è stato fatto esattamente quello che diceva lei all'inizio, cioè regalare ad ogni tassista una licenza aggiuntiva, è quello che, diciamo, è anche nella proposta di legge che è stata menzionata poc'anzi. E la cosa ha funzionato, naturalmente deve essere accompagnata da una serie di cose, nel senso che bisogna tener conto anche delle differenze che esistono tra coloro che hanno acquistato la licenza molto tempo prima, hanno avuto modo di ammortizzarla percependo le rendite che sono associate a queste licenze per vari anni, e chi invece l'ha acquistata soltanto adesso e quindi non l'ha potuta ammortizzare. Quindi ci sono differenze anche all'interno del mondo dei tassisti e delle rendite che hanno potuto percepire. Di ciò andrebbe tenuto conto. Certo, il governo è stato molto molto ingenuo a proporre quello che ha proposto, diciamo, nella manovra Salvi Italia, o con un po' di fretta e diciamo, in modo francamente abborracciato. Su questo sono d'accordo, perché quando si pecca di ingenuità e di superficialità si finisce per aggravare un problema che è già da anni segnalato come grave, perché le questioni bisogna affrontarle tanto più quanto si sa che sono un po' laceranti, e quando già le corporazioni si sono battute con successo bisogna affrontarle sapendo che l'intervento che bisogna preparare dovrà essere decisivo, serio e a quel punto risolutivo, perché altrimenti si torna due passi indietro, per così dire.